Ciao a tutti amici di Formula 1 in generale, benvenuti in questo nuovissimo video. Si sono appena concluse le qualifiche del Gran Premio di Silverstone in Inghilterra, qualifiche bagnate, qualifiche molto difficili, e vedono per la prima volta in assoluto Carlos Sainz P1, pole position per la Ferrari. La Ferrari che ritrova il suo secondo pilota, o comunque il pilota che non aveva mai avuto feedback con la monoposto, finalmente è tornato in azione. Smooth operation, la costanza del pilota spagnolo che ci ha sempre fatto sognare, finalmente è tornato. Allora, abbiamo diverse cose da dire, diverse cose da segnalare e diversi spunti di riflessione. Sicuramente questa pole position aiuta dal punto di vista psicologico lo spagnolo e aiuta sicuramente a livello operativo la Ferrari. La Ferrari che comunque si sente ancora in lotta per il mondiale, e fa bene, il mondiale non è ancora finito, è una maratona, non è uno sprint. Segnalo un Norris solidissimo in P6, Hamilton P5, Perez P4 e poi ovviamente abbiamo Verstappen e Leclerc. E qui dobbiamo attenzionare una cosa, perché pare che il testacoda spettacolare di Leclerc abbia tolto in qualche modo la pole position di Verstappen, perché la bandiera gialla è spuntata direttamente in quel punto e da regolamento Verstappen ha dovuto leggermente alzare il piede. Però è ancora da approfondire, ma stando alle prime analisi fatte a caldo di Matteo Bobbi, pare che sia stato proprio così. Hamilton in P5, una Mercedes che sembra essere tornato, comunque sta incrementando piano piano le sue performance. Norris P6, solidissimo, molto più solido del compagno di squadra Daniel Ricciardo, che attualmente pensa a lanciare pallonate in faccia al suo compagno di squadra, non so se avete visto la gag. Segnalo un Wang Yuzhou, pilota cinese dell'Alfa Romeo in P9, ha fatto una gran qualifica, e per la prima volta in carriera Nicolas Latifi in Q3 decide di svegliarsi, metterla in P10, però verrà sostituito nel 2023 da Oscar Piastri, quindi diciamo che si è svegliato un pelino tardi. Alonso, settima posizione, che pare che lui si sia voluto giocare il jolly del tagliare per ultimo il traguardo, che però comunque non ha pagato, evidentemente il potenziale della macchina non era sufficientemente elevato, ecco. Quindi domani sarà una gara che si baserà sulle strategie, una gara dove il degrado gomma è elevato, quindi staremo a vedere quale macchina consumerà di più, quale macchina consumerà di meno. I passi gara Ferrari e Red Bull sono abbastanza simili, quindi è molto difficile fare pronostici. Quel che è certo è che la Red Bull sul giro secco volava, sul giro secco asciutto volava. Ferrari pare che sia un pelino più scarica di Red Bull, e questa forse è la prima volta in stagione che succede una cosa del genere. Tra l'altro è molto curioso l'aneddoto di Silverstone 2020, Silverstone 1 2020, dove tutti carichi, Ferrari più scarica, e poi nel Gran Premio successivo hanno, tra virgolette, copiato la Ferrari andando a scaricare le ali. Diciamo che questo è un aneddoto un po' particolare, quindi staremo a vedere chissà quale strategia pagherà, chissà chi vincerà. Io non mi azzardo di fare pronostici specifici, però vedo un po' la Red Bull un pelino più favorita sotto questo aspetto. Staremo a vedere, il Gran Premio è domani. Io vi saluto e ci becchiamo al prossimo video.